Un saluto a tutti voi da iPhone Assist. Quello che vedete adesso inquadrato è un Nexus. Il modello è i9250. Abbiamo già messo sul canale dei video che riguardavano proprio questo modello, ma si trattava di altro problema, ovvero è stato sostituito lo schermo frontale perché era rotto. E quando si sostituisce lo schermo frontale, noi mettiamo il blocco completo di tutto. In questo caso invece questo cliente sta cambiando una parte che sembra sia proprio un difetto tipico di questo terminale. Vi faccio vedere dove sta la parte che cambieremo. Si tratta del pulsante di accensione, si trova in questo punto qui, dove è questo connettore. La parte incriminata è questa qui, ve la faccio vedere da vicino. È questo flessibile con il pulsante che a quanto pare con l'uso si appiattisce troppo questo qui e non clicca più e quindi non svolge più la sua funzione. Non resta che sostituirlo, quindi comprarne uno nuovo e cambiarlo. Quindi in questo video vedremo questo. Giusto per rinfrescarvi la memoria, sul canale Fonastis YouTube il cambio del frontale lo fece il signor Max. Max, che poi è anche qui presente. Un saluto ai clienti, Max. Ciao a tutti! Sta lavorando su un 4S, non disturbiamolo che è tutto concentrato. Poi se si sconcentra potrebbe fare danni, ma no, di solito non fa danni. Dunque, allora, è un'operazione abbastanza semplice. Lo smontaggio non ve l'ho messo perché andate a vedere il video di Max, vedete come si smonta. Vediamo invece come si sostituisce su questa parte qui, ve lo rinquadro, eccola qui, il flex del pulsante d'accensione. Anche perché, come saprete, il Nexus, ma anche altri terminali senza pulsante di accensione non si accendono e quindi anche se la batteria è carica e tutto il resto non riuscirete a farli partire. Allora abbiamo tolto il vecchio pulsante, anzi l'ha tolto il cliente perché dice io ci ho provato, poi mi sono messo paura e ho lasciato perdere, era già scollegato. Comunque basta sollevare la levetta con un utensile di plastica, la levetta sta qui, la alziamo. Allora, mettiamoci comodi. La levetta sta qui. Allora, sono fuori fuoco, eh. Ok, adesso penso che siete in prima fila. Prima o poi farò pagare il biglietto. Com'era il film ieri sera, Max? Bellissimo. Hai visto in 3D o in 4D? 3D, 3D, 4D 3D. non c'era. Che ti sei visto? Iron Man 3. Iron Man 3? Era Yes. bello? Bello, bello. È valsa la pena? A posto, Sì. meno male, va. Non so Quanto danno? Ah, beh, adesso c'è lo sconto il cinema, vero? se Perché c'è lo sconto? Sì. Perché è la festa del cinema fino a domani. Fino a domani? Sì. Tocca scappare, stasera ci rivai? Forse. Stasera no, forse penso domani. Allora, qui dentro va inserito il flex nuovo. C'è un trattino bianco, guardate, lo vedete, sì? Che fa capire fino a dove deve arrivare. E anche sulla scheda madre. Le persone intelligenti come voi vedranno che qui e qui ci sono due segnetti, ovvero questo ci fanno capire fino a dove deve arrivare, perché alcuni mi chiedono ma quanto lo devo mandare dentro? Beh, fino a quel segnetto che è stato messo apposta per far capire che bisogna arrivare in quel punto. Allora, facciamo finta che non abbiamo ancora fatto nulla, così vi spiego bene passo per passo. Allora, bisogna inserire, abbiamo detto, il nuovo flex qui, tenendo conto dei riferimenti, no? Queste parti qui e quelle che sono sul flex. La levetta è questa nera. Mettete un utensile rigorosamente di plastica sotto la levetta nera e sollevate delicatamente, ok? Così fino a che questo qui non sale tutto su. Eccolo qui, lo vedete? È aperta la levetta, aperto il passo, possiamo inserire il flex. Allora, siccome questo andrà, vediamo insieme, andrà incollato qui e deve essere messo così, questo significa che si piegherà in questo modo. E quindi così. Seguitemi, non vi perdete. Lo inseriremo così dentro fino ad arrivare ai punti che abbiamo detto. Allora, spingiamo. Mi si sta incollando alle mani. Ah, comunque, per la cronaca, sul nuovo pezzo qui non c'è il biadesivo, ce l'ho messo io, quindi anche voi farete un pezzo di biadesivo, conservatevelo sempre,
e lo mettete qui, perché altrimenti poi non incolla sulla parte, no? Ora vi aiutate a spingere in dentro finché non arrivate ai due punti che vi ho detto. Vedete che sono arrivato paro paro? Sono quasi sul punto? Ecco qua, adesso ci siamo. A questo punto possiamo chiudere la levetta, sicuri che, visto che l'abbiamo messo, no, un po' storto però, non mi piace. La riapriamo. Le cose o si fanno bene o non si fanno per niente, no? Giusto, Max? Sì. Grazie, eh? Ha detto sì. Giustissimo. Ah, giustissimo. Stasera parla tanto, Max. Eccoci qua. Vediamo un po'. Si storce poi. Io lo chiudo e lui si storce. Non mi piace questo fatto. È un flex che si muove da solo. Ci sono gli spettri, Max. Oh, è rimasto dritto. Bene, abbiamo fatto. Operazione riuscita. Guardate che io non ho staccato nemmeno le casse. L'ho solo girato. Adesso lo rigiro, perché andrà così poi. Allargo la panoramica per farmi vedere bene cosa stiamo facendo. Allora, eccoci qua. Galaxy Nexus I9250. Andiamo a metterlo così. E questo è quello che si è rotto, ed è anche quello nuovo che abbiamo messo. Allora, scendiamo in giù per far combaciare il tutto. Eccoci qua. Vedete? L'abbiamo fatto scendere. Tra un po' il lavoro è finito, ovvero basta adesso reincollare col biadesivo che ho messo il nuovo tasto di accensione. Così. Eccoci qua. Ricolleghiamo tutti i vari connettori. E uno. Quest'altro. Due. Max, a che punto siamo? È finito con quel 4S? Il vetro sì. Il vetro sì? Che altro c'è da fare? C'è da rimontare tutta la scheda macchina. Ah. Diciamo che hai sostituito il vetro perché era rotto. Yes. Salutiamo Patrick, che stasera ci ha chiesto quando era pronto. Domani sera, l'ho detto io. Che dici, per domani sera è pronto? Sì. Pure per stasera, però no, stasera era troppo tardi. Eccoci qua. Invece questo cliente sta attendendo fuori perché ha voluto la riparazione in un'ora, in solo 90 minuti, ma ci mettiamo di meno, come avete visto, no? Però sa, per non avere il cliente sul collo, dammelo indietro, è meglio sempre dire di più. Imparate, eh? Non dite mai il tempo giusto, perché manco voi avete finito di fare il lavoro che già vi stanno suonando. Allora è pronto? Bisogna lavorare con comodo e con calma. Eccolo qui, quindi l'abbiamo ricomposto. Vi farò vedere solo che adesso il pulsante di accensione funziona, mentre prima premendolo non accadeva nulla. Eccolo qua, l'abbiamo rimontato. Non ho messo le viti perché prima si fa il test, si fa la prova, quindi ho rimontato la scocca. E questo qui è il vecchio pulsante. Infatti quando io provo a premere mi devo tagliare le unghie, lo so, e non me lo dite perché alcuni clienti mi dicono: cioè, le unghie lunghe e tagliatele, le devo tagliare, grazie. Se poi me lo ricordate me lo scrivo. Questo non va, quindi è un difetto tipico del Nexus, il pulsante di accensione che si appiatta e quindi non funziona più. Vediamo se abbiamo fatto bene il lavoro. Mettiamo la batteria, facciamo la prova. Batteria, pulsante nuovo. Allarghiamoci, vediamo se abbiamo avuto... Spegniamo la luce così si vede meglio. Premere pulsante di accensione. Se si accende vuol dire che abbiamo fatto bene. Come vedete si accende, quindi il lavoro è stato fatto bene, a regola d'arte. Ora lo spengo ex abruto, rimonto tutte le viti, chiudo e il nostro cliente sarà contento. Va bene, penso che questo è tutto. Il montaggio non ve l'ho fatto vedere perché Max l'ha fatto nel precedente video. Andate a vedere i video di Max, se li fa belli, più tranquilli di me, più pacifici, spiega molto bene, c'è una voce migliore della mia, insomma, andate a vedere, ok? E poi lasciate anche qualche commento, positivo o negativo, ok? Grazie a tutti voi da iPhone Assist.